Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, siamo di nuovo qua con una nuova recensione. Grazie allo store online mobilefine.it abbiamo la possibilità di mostrarvi questo insieme di accessori, che è l'ultimate pack dedicato al Samsung Galaxy Note 2. Dunque, che cos'è l'ultimate pack? Bene, è un insieme di accessori praticamente indispensabili per il vostro terminale, che vengono venduti in un bundle ad un prezzo sicuramente vantaggioso, perché tutto questo ben di Dio lo trovate su mobilefan.it a 24,99 euro. Andiamo un attimino molto rapidamente a vedere da che cosa si compone questo Ultimate Pack. Prima vi elenco tutto, poi andiamo a vedere nel dettaglio cos'è. Abbiamo 6 accessori in totale, ed è il supporto da tavolo, il supporto da macchina, la flexi skin, il mini supporto da tavolo portatile, il caricabatterie da auto e 5 pellicole protettive MFX. Ok? Benissimo. Ora andiamo a vedere un po' più nel dettaglio e in particolar modo vediamo anche come funzionano. Allora, vabbè, partiamo, sposto un attimo tutto e prendiamo di volta in volta un pezzo per volta, così andiamo, facciamo le cose con ordine. Partiamo da questo funghettino qua, molto carino. È un supporto in gomma, è totalmente in gomma, vedete, è flessibile, molto bello, bianco, bianco come il mio Note. Ok, l'utilizzo è semplicissimo: ha una ventosa, si appiccica qua sotto, si appoggia il Note sul tavolo e il gioco è fatto. Il supporto tiene sul Note, lo si può ovviamente utilizzare in tutti i modi. Devo dire, veramente comodo, perché praticamente non ha peso e lo spazio che occupa è assolutamente nullo. Se fumate occupa lo spazio di un accendino delle sigarette praticamente, quindi diciamo che spazio non ne occupa, è molto molto bello e niente, devo dire veramente molto comodo come accessorio, lo lasciamo qua. Andiamo avanti, rimaniamo in tema supporti, vediamo il supporto da tavolo, eccolo qua, questo è il supporto da tavolo, è composto da due pezzi, abbiamo, adesso lo stacco, vi faccio vedere come funziona, ecco, intanto l'ho appoggiato sopra qualcosa che, vabbè. Allora, qua sotto abbiamo una base di vellutino antiscivolo. Come vedete, la struttura ricurva è fatta apposta per potersi andare a incastrare in questa X o più, dipende come lo guardate. Lo possiamo mettere in questo modo o in questo modo, ok? Ora, cos'ha di particolare? La particolarità è che questo piano qua, come potete vedere, è composto da un gel, diciamo appiccicoso, antiscivolo, chiamatelo un po' come volete. Se io ci appoggio il Note, rimane lì, vedete? Non è adesivo, è o lievemente adesivo, non so neanche io come definirlo, però si attacca, rimane completamente aderente e permette al Note di stare in piedi. Stessa cosa si può fare capovolgendolo, io lo stacco, lo attacco dall'altro lato e ce lo appiccico sopra. Devo dire veramente molto comodo, molto bello, anche perché obiettivamente basta scomporre due pezzi e ce lo possiamo portare in giro in maniera molto semplice. Ce lo mettiamo nello zainetto, in borsa, in tasca, dove volete, non occupa tantissimo spazio. Comunque, devo dire, veramente un accessorio molto bello. Anche il materiale con cui è fatta la base, che direi che acciaio, è rifinito molto bene. Vedete, è grigio satinato, molto bello, molto carino. Lo lasciamo un attimino qua da parte, insieme a quello che abbiamo già visto. Andiamo avanti. Cosa abbiamo? La flexi skin. Flexi skin... diciamo che non ha un granché bisogno di presentazioni, è la classica, il classico guscio in silicone che abbiamo già visto per qualsiasi altro tipo di terminale. Ovviamente infilare il Note è piuttosto semplice, vabbè, il mio è bianco quindi ci sta molto bene, l'ho presa bianca apposta per questo. Come potete vedere, la particolarità di prenderla bianca è che praticamente è come non averla, avendo... essendo leggermente più alta,
ha la caratteristica anche di andare a proteggere il Note nel caso in cui lo appoggiamo col display rivolto verso il basso, perché tiene il display distanziato dall'appoggio, cosa molto importante, evitiamo di fare danni stupidi. Non ha praticamente peso, pesa normale, il peso normale di una custodia di questo genere qua, non saprei neanche dirlo, qualche grammo, è completamente flessibile, vedete, quindi non ha nessun tipo di problema. Direi di fattura più che buona, è uno di quegli accessori che secondo me, se uno usa il terminale tutto il giorno e in diverse condizioni, è assolutamente indispensabile per evitare di fare danni. Abbiamo poi, vabbè, questo è inutile, non ha bisogno di grandi presentazioni, è il classico caricabatteria da auto, presa da accendisigari, spinotto, micro USB per poter caricare il Note. Vi serve se viaggiate molto, perché lo sapete, la batteria del Note è veramente, non dico eterna ma quasi, però è sempre bene, è uno di quegli accessori che è sempre bene avere con sé, perché non si sa mai cosa può capitare. Andiamo avanti, rimaniamo in tema auto, perché abbiamo questo che è uno degli accessori che a me è più caro. Vediamo cosa ci riserva la scatoletta. La scatoletta magica ci riserva il supporto da auto. Come funziona il supporto da auto? Allora, l'utilizzo è piuttosto semplice. A vederlo così, vedete, è piccolissimo. Quindi anche se lo vogliamo mettere nella tasca della portiera, in macchina, ok, non dà nessun fastidio. Qua abbiamo la classica parte gommata adesiva che è antiscivolo e per evitare di rigarlo. Stessa cosa su questo lato di qua e stessa cosa anche sul lato di qua. Si prende il Note, si piazza qua dentro, vedete, basta prendere e tirare, lo si incastra. Funziona un po' come, non so se avete il TomTom in macchina, gli attacchi normali del TomTom attuale, che basta praticamente aprirlo e ruotando questa rotellina si attacca questa parte qua al vetro. In un modo si blocca e nell'altra si sgancia, si appiccica, tac, poi questo qua è orientabile in tutti i modi, come potete vedere, lo possiamo prendere, girare, rigirare, fare come meglio crediamo, in modo da averlo nella posizione che più ci aggrada. Se per caso avete una macchina particolare, tipo mio suocero ha una Picasso, ha un'angolazione del vetro un po' strana, quindi il navigatore o lo si piazza sul triangolino del vetro laterale in questo modo, o non è semplice averlo a portata di mano. Questo ci dà la possibilità di ovviare al problema. In che modo? Lo fa con questa piastrina di plastica, anch'essa è dotata di un potente biadesivo da questo lato, ora non lo vado ad aprire perché magari lo userò proprio sulla macchina di mio suocero, ha un potente biadesivo da questo lato, basta togliere la pellicola, appiccicarlo direttamente sul cruscotto o su qualsivoglia base vogliamo andare ad attaccare il nostro smartphone. A quel punto basta utilizzare la ventosa, ce la metto sopra, giro, ovviamente ho girato la parte sbagliata, ok, girato, vedete? Diventa praticamente una cosa unica, staccarlo è praticamente impossibile. Lo stesso cosa avviene sul cruscotto, nel momento in cui vogliamo semplicemente rimuovere l'attacco non dobbiamo fare altro che ruotare, questo viene via e rimane soltanto questo semplice e anonimo dischetto attaccato sul nostro cruscotto della macchina, o ripeto, in qualsiasi posto lo vogliate attaccare. Devo dire, è un accessorio molto bello, è fatto bene, è rifinito bene, l'apertura è rigida al punto giusto, nel senso che ci permette al braccetto di smorzare le vibrazioni, però allo stesso tempo di non cambiare facilmente posizione, così che non dobbiamo essere ogni volta lì a prenderlo e tirarlo. Stessa cosa per l'apertura del morsetto, la molla è molto resistente, fa molta forza, quindi è impossibile che lasci scappare il nostro smartphone. Quindi io ne ho avuto altri che ogni due minuti ero lì obbligato a raddrizzarlo, spostarlo o controllare di non perdere il telefono. Con questo è praticamente impossibile. Ultimo accessorio del pacchetto, vabbè, è inutile, ve le faccio vedere proprio per farvele vedere, sono le 5 pellicole da display MFX. Andiamo a vedere. Non ve le sto adesso, non le sto neanche ad aprire, comunque vedete, sono considerate che c'è la doppia pellicola protettiva prima dell'inserimento, sono molto belle, sono assolutamente trasparenti. Adesso poi appena avrò un attimo proverò ad infilarne una sul mio,
comunque ne abbiamo 5 a disposizione, così se fate come me che normalmente un paio le butta via perché le attacca storte, le attacca con le bolle, le attacca col pelucolo, eh? In questo caso avete le spalle coperte, perché con 5 pellicole non c'è rischio di fare casini. Ok, direi che il pacchetto l'abbiamo visto tutto. Ripeto, amici, sono accessori assolutamente utili. La qualità direi che è più che buona, soprattutto se la paragoniamo al suo prezzo di vendita, che ripeto è per il momento di solo i 24,99€, 25€, e trovate tutto quanto su mobilefun.it, link in fondo all'articolo, e direi che per il momento è tutto e ci vediamo alla prossima video recensione, cari amici. Ciao dal vostro Alessandro.